Ciao ragazzi, ebbene sì, ieri le Women hanno vinto la Coppa Italia femminile. E sapete cosa vuol dire questo, vero? Sapete cosa vuol dire? Che questa rubrica che doveva finire settimana scorsa, ha un'altra puntata in più, questa. Sì, perché gli anti-J veramente non vanno mai in letargo, no? E vivono veramente cercando di fare qualche cosa, di poter gufare anche nel femminile, gufano praticamente dappertutto e giustamente bisogna anche far vedere qualche episodio. Ringrazio sempre l'angolo di Kinoshi per avermi dato l'idea. E che dire, ragazzi, sigla e partiamo. Ok, dunque, ragazzi, la Juve vince la Coppa Italia e ovviamente non basta che buttare fango sulla Juve, bisogna buttare fango anche sul resto del movimento. Infatti, il primo commento che vi vado a far leggere è: basta con la violenza sulle donne, non si può vedere la Serie A femminile, davvero imbarazzante. Imbarazzante è questo commento, intanto, perché prima di tutto violenza sulle donne. Non si può vedere la Serie A femminile, tra l'altro sei veramente anche mal informato perché si sta parlando di Coppa Italia e francamente credo che il calcio femminile quest'anno, soprattutto con la Fiorentina, il Milan, la Juve che si sono rinforzate, la Roma che ha messo una squadra giovanissima che ha veramente messo in difficoltà tutti, l'Atalanta Mozzanica che ha fatto dei partitoni allucinanti, la Pink Bari che ha tirato sul comunque il movimento sempre del Sud che purtroppo è retrocessa perché comunque bisogna andare giù, però qualcuno deve andare giù, le due squadre di Verona che hanno fatto bene, il Tavagnaco che ha fatto bene. Io credo che il calcio femminile abbia dato un pacchetto davvero interessante e importante anche a livello tecnico. Chiaro, deve crescere, ma non potete dirmi che la Serie A femminile è imbarazzante, perché magari tifi anche una squadra che è più imbarazzante, una squadra maschile che è più imbarazzante della Serie A femminile. Però ovviamente diciamo che il movimento della Serie A femminile è imbarazzante, così ci facciamo notare. Ah, ecco, questo ancora, devo dire la verità, questo qua, nel calcio femminile non l'avevo ancora visto. Grazie al dottor Agricola che assicura prestazioni degne della prima squadra maschile. Adesso siamo al doping, però la colpa qua io continuo a dare alla Juve che non denuncia questi esseri subumani, perché comunque sentirmi dire che nel calcio femminile ci debba essere il dottor Agricola che dopa, cioè, non hai idea del valore delle ragazze, non hai idea dei valori degli avversari, non hai idea dei valori dello sport, quindi si commenta da solo, poi figurati. Cioè, Agricola, figuriamoci se non lo mettono in mezzo. Cioè, Agricola potrebbe anche andare da un'altra parte e lo mettono in mezzo. Nonostante che la Juve, tra l'altro negli anni 90, quando c'era Agricola che si parlava del doping, ne uscì pulita, però è così. Oh, beh, certo, già, rubiamo tutti, no? Squadra costruita, anzi acquistata, grazie alle ruberie dei maschietti. La storia è sempre la stessa. Beh, certo, sì, è chiaro che noi rubiamo, cioè, poi dobbiamo spendere, no? Per forza, cioè. Quella è l'assurdità allucinante. Invece qua bisognerebbe prendere, a mio avviso, la Juve come esempio. Per come sta strutturando il femminile. Così come va presa la Fiorentina come esempio. Secondo me Milan un po' di meno, perché il Milan secondo me ci è entrato un po' troppo di fretta, ma attenzione, non è denigrare il lavoro del Milan, che per me ha fatto un gran lavoro, però credo che la Juve e la Fiorentina abbiano progettato meglio sul calcio femminile, così come farà l'Inter secondo me. Qua invece si viene fuori soltanto giustamente acquistata, come se le altre sono tutte partite dalla terza categoria, no? Poi, grazie alle ruberie dei maschietti, qua aprirei un libro che non ho voglia di aprire in questo momento perché sapete, abbiamo fatto il double, quindi attaccatevi. Ecco. Ah, e questo mancava, da un po'. Quando il Brescia dominava il calcio femminile, non se lo filava nessuno. Vabbè, questa è una cazzata. Ma come fai a dire una roba del genere? Ma non è vero. Non è vero, a parte comunque che anche se fosse vero il blasone che ha la Juve a livello di tifoseria è nettamente 60.000 volte più ampio dei tifosi del Brescia. Non è una colpa, però è un dato di fatto. E a parte il fatto che Sky ha preso i diritti della Champions, della Serie A e della Coppa Italia femminile quest'anno, non 30 anni fa, quest'anno. Ma poi comunque si parlava anche del Brescia quando vinceva nel calcio femminile. Perché devono dire queste cose?
Cioè, capisco che bruci, però brucia, ma ha fatto la passare in un'altra maniera. Perché, ripeto, anzi, hanno fatto vedere diverse partite di Champions, sia della Fiorentina che del Brescia in TV. Quindi, insomma, cazzarola, buona questa storia. E questo addirittura è fan più attivo, l'ho tenuto apposta fan più attivo, perché bisogna, pensate che tipo di commenti che questo lascia tutti i giorni su questa pagina, 3.000 del genere. Ma no, parliamo un po' di Juventus, nessuno lo fa. Poi se il Sassuolo vince qualcosa, chi se ne frega? Ecco, tu dimmi che cazzo ha vinto il Sassuolo per poter fare il video, l'articolo su Sassuolo. A me sembra che se... faccio un esempio, il Brescia stasera, io non so come sta andando la partita, ma vince, va in Serie A, si parlerà del Brescia in Serie A. Cazzo, normale, si parla degli argomenti della giornata. Il Sassuolo quest'anno non ha vinto nulla e non si parla del Sassuolo. Il Sassuolo, quando si è qualificato in Europa League, si è parlato anche del Sassuolo. Quindi, ragazzi, ma cioè, ma il ragionamento è allucinante. La cosa, ripeto, che è più grave è che è fan più attivo. Io l'ho lasciato apposta, fan più attivo, per farvi capire il valore che su questa pagina, cioè dei commenti di questa pagina, che non cito la pagina, ma poi immaginatevi, la pagina tutto il giorno questi commenti, tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno. Madò, immaginatevi te, per il se fan più attivo e non è una paginetta, per farvi capire, immaginatevi che commenti, che cazzate che dice davanti a sé. Andiamo avanti su questo filone. Ormai voi di Sky siete diventati un canale riservato alla Rubentus. Perché non vi chiamate Sky Zerbin? Se Sky ha i diritti del calcio femminile e del calcio maschile, Serie A femminile, Serie A maschile, Coppa Italia femminile, la Juve ha vinto tutte e tre, di che cosa devono parlare? Ah, è Zerbin, sì, infatti ho visto come siamo Zerbini, no? Come sono Zerbini nei nostri confronti. Abbiamo visto ieri sera con Adani che si è comportato da gran signore con Allegri, no? Cioè, questo vi fa capire che sono Zerbini, infatti. Maro, beh, questo l'Evergreen, ma anche la Rube femminile ruba come quella maschile. Hanno fatto il rublete. No, abbiamo vinto 4 trofei in un anno, 4 trofei. Campionato maschile, Supercoppa maschile, campionato femminile, Coppa Italia femminile. Quando la tua squadra, non dico che ne devi vincere 4 consecutive, ne vince uno, parla, ma è difficile che possa parlare, perché l'unico modo che tu hai quest'anno per vincere un trofeo è essere o tifoso della Lazio, ma non scrivono ste puttanate, o essere tifoso dell'Atalanta e non scrivono ste puttanate, quindi ti va malissimo. E poi, chiudo in bellezza tornando praticamente al primo commento, perché più o meno siamo a questo livello. Che abominio il calcio femminile, no, che abominio sti commenti da medioevo, perché ripeto che il calcio femminile ha dato, a parte che dà una lezione a molti giocatori maschili sotto il profilo del rispetto, della voglia, della pulizia del gioco, del non simulare, eccetera eccetera eccetera, della fratellanza e dell'amicizia tra colleghe. E dà lezione a molti tifosi, perché non è mai successo mezzo, non dico casini, ma mezzo disguido, niente, nulla. Quindi anche il tifo è completamente diverso. E la qualità è tanta, seppur continuano a dire ste boiate. È chiaro che è un calcio che si sta evolvendo e che in Italia è arrivato tardi. Quindi abbiamo bisogno di tempo per renderci arrivare ai livelli dell'Inghilterra, della Francia, è normale che sia così, però che abominio, abominio, ma abominio sei tu che scrivi queste cose da medioevo, da medioevo, da medioevo. Poi capisco che magari se avesse vinto la Fiorentina, la Coppa Italia, il campionato, probabilmente non era un abominio, era sicuramente un calcio più piacevole, bello, perché lì era calcio pulito, però ha vinto la Juve, è diventato di nuovo un abominio, perché è così. Purtroppo quando vince la Juve il fastidio è talmente tanto che le boiate saltano fuori, proprio, sai, schizzando via proprio. E va bene così. Ragazzi, chiudo qua questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Saluto sempre gli amici di Dominio Bianconero. E saluto anche J News, che non ho fatto in tempo a citare nel video di ieri post partita, che è una pagina Facebook molto interessante. E ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. E ricordo che il calcio femminile in Serie A Coppa Italia è finito, ma che sul canale non va in vacanza, perché seguirò per voi. Commenterò per voi i mondiali femminili che ci saranno quest'anno in Francia, perché il calcio femminile, come ho detto, non va in vacanza assolutamente, quasi mai. Ciao ragazzi, e fino alla fine, Forza Juventus!